Allora, ragazzi, non sono così felice come dovrei essere, sono anzi preoccupato, molto preoccupato, perché questa squadra sembra che non abbia proprio un gioco stabile. Ancora dobbiamo formarci bene, stiamo crescendo, i tiri da lontano stanno uscendo fuori, non come prima che volevamo entrare in porta con la pala, ma senza Ibra, senza il bomber che mette dentro, che ci risolve un po' le partite, che sta lì insomma a fare anche i suoi passaggi utili a regolare la squadra, noi siamo persi. Cioè, senza un bomber possiamo rimanerci in Europa League e magari anche scendere di classifica. Spero di no, spero di no. Però, cioè, voglio dire, tra 2 anni Ibra se ne va. E ogni squadra forte che si rispetti anche nella storia, anche il Milan quello forte, con una bella difesa, Maldini, Nesta, un bel centrocampo, Gattuso, Pirro, un attacco anche nei reali, no? Kakà, Sheva, però ci serve quel Pippo Inzaghi che la mette dentro, cioè ci serve quell'attaccante, vi dico nome, Duvan Zapata, ha esperienza. È un bomber, è un veramente posso, cioè forse sta per diventare un fuoriclasse, però è veramente forte. Non si stanca mai e ha giocato diverse partite, soprattutto in alto, cioè non solo in Champions, ma anche in classifica in alto. Perché tutti parlano di Vlahovic, però Vlahovic viene dalla Fiorentina. E sapete che dalla Fiorentina ogni palla non ha lo stesso valore di una palla al Milan. Al Milan una palla, un'azione, un movimento ti può far vincere e perdere una partita. La Fiorentina non è così, loro non stanno in alto. Cioè guardiamo la classifica. Almeno sono felice che abbiamo vinto e meno male che la Juve ha perso. Oggi giocano Roma-Napoli, queste qui devono pareggiare per il nostro bene perché entrambe possono darci diverso fastidio. Ibra l'ha rimessa dentro, poi gol su punizione. Darot, Darot veramente non si capisce. Contro il Manchester era un fenomeno, poi anche in quel periodo lì un pochino faceva, poi però non so perché non gioca Caruru, però forse è infortunato, però dovrebbe giocare Caruru, è meglio. Donnarumma l'aveva pure presa, però vabbè. Cioè, quando il tiro è forte un po' basta pochissimo, però non può fare in quella zona del campo. Però anche Castrovilli si buttava sempre. Castrovilli è veramente un fastidio. Poi nel secondo tempo c'è stato il gol di Ribéry, un bel gol, cioè non su, ma l'azione è stata bella, c'è anche il tiro alla fine. Poi azione da calcio d'angolo, qualcuno l'ha presa di testa, non mi ricordo chi. E Brahim Diaz la mette dentro, bravissimo. E infine Calhanoglu con una bella azione tira. Calhanoglu sta facendo degli ottimi tiri, ci sta provando e questa cosa si vede. Ora sono veramente felice per questi 3 punti importanti, perché ogni partita è importante. Iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. E bella!